scoraggiare le delocalizzazioni delle imprese e garantire la tutela dei lavoratori. Un gruppo di parlamentari di Alternativa CE, Misto e Sinistra Italiana hanno depositato una proposta di legge che trae ispirazione dalla vertenza GKN, multinazionale britannica che ha avviato la chiusura del proprio stabilimento di Campi Bisenzio, annunciando il licenziamento degli operai per trasferire la produzione fuori dai confini nazionali. La nuova legge dispone che le aziende sopra i 100 dipendenti che decidono di lasciare l'Italia debbano avvisare preventivamente governo, istituzioni locali e sindacati. Inoltre dovranno presentare un piano di salvaguardia del sito con l'obiettivo di conservare i posti di lavoro e i trattamenti economici dei dipendenti o in alternativa la ricollocazione in altre aziende del territorio. La GKN è diventata una bandiera, la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici è diventata una bandiera in un deserto fatto di decine di delocalizzazioni. Questa legge non l'abbiamo scritta sulla base delle loro esigenze, è una legge che sarà scritta dai lavoratori e dalle lavoratrici a partire dalle loro esigenze. Parliamo di una legge che non viene creata dall'altro ma che parte dal basso appunto con i lavoratori GKN e che vuole dare risposte non soltanto ai 422 lavoratori della GKN stessa ma anche a tutti i lavoratori che si trovano nelle stesse identiche situazioni e altrettanto per prevenirne altri. Il piano per la salvaguardia occupazionale va presentato alla struttura per le crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà approvarlo e verificare che venga applicato. In caso di inadempienza del piano, l'impresa che delocalizza si vede esclusa dall'accesso a contributi, finanziamenti e appalti pubblici per 5 anni ed è tenuta alla restituzione di eventuali sussidi utilizzati nei 5 anni precedenti. Da mesi sia la sottosegretaria Todde sia il ministro Orlando annunciano la notizia di un nuovo decreto antidelocalizzazioni, ma ad oggi non se ne è vista traccia. Per cui chiediamo a questo governo che va avanti a colpi di fiducia e di decreti di urgenza che evidentemente questa è una legge che chiede l'urgenza e la necessità. I dipendenti costituiti in cooperativa avranno diritto di prelazione per rilevare l'impresa. Inoltre nella legge si indica che Cassa Depositi e Prestiti può rilevare l'azienda che rischia di chiudere o acquisirne le partecipazioni. A sostegno della proposta di legge è stata lanciata una raccolta di firme su change.org che ha già superato le 50.000 adesioni.